Ciao a tutti e benvenuti in questa nuova puntata da Computer Museo. Oggi abbiamo qui da Uniboxare, ma anche se ho già aperto il pacchetto perché era insieme agli occhiali spia, questa penna gel barra pennino per il cellulare. Allora, questa penna è al 100% cinese, vabbè, si vede da com'è fatta, però è molto bella. Allora, innanzitutto devo andare a prendere il mio cellulare. Bene, allora prendiamo per esempio il mio iPod. Allora andiamo ad aprire la confezione. Ok. Una volta aperta ci troviamo davanti a questa penna che tra parentesi è anche, credo che... forse no, aspetta. No, è proprio una penna, vediamo se scrive. Ah sì, ecco qui. Ci vuole un po', ma sta scrivendo, anche perché è stato al freddo fino adesso, quindi. Andiamo a provare però intanto il pennino se funziona. Allora, scusate, zoom. Zoom. Ok. Andiamo a provare. Oh, perfetto. Bene. Una volta aperto, andiamo ad usare Notability. Applicazione ovviamente craccata per sbaglio. Ecco appunto, devo riavviare la modifica, però come vedete è pienamente funzionante. Esempio, per scrivere una lettera, vediamo. Vediamo se riesco ad attivare la modalità. No, quella del disegno. Le lingue, no, vabbè, proviamo. C, I, A, O, no, perfetta. Come pennino è molto utile anche perché è costato solo 1,50 euro. Spese di spedizione gratuite, quindi ovviamente più di così non si può. Anche perché il negozio costa circa 3 euro in quelli basilari e senza ovviamente penna. Quindi è stato un ottimo acquisto. Vabbè, questa era l'unboxing di questo pennino. Io vi ringrazio per aver visualizzato questo video. Ci rivediamo alla prossima puntata del Computer Museo.